E oggi, dopo tanti anni, io rincontro la mia amica Brunella Platania. Mamma mia, che gioia, Sandro! Bello, Ma quanto è bello. passato poi con questa cosa in mezzo adesso, Guarda, dopo lo sai tutti che questi sei, tu anni? sei fortunata Così. perché stiamo cominciando a levare tutto Che quanto, perché meraviglia, leveremo tutto speriamo quanto. che Senti, leveremo prima di tutto veramente il parlare, prima però, prima di possibile. Dimmi, parlare, dimmi! fammi ricordare la tua bellissima E voce. così ci siamo conosciuti, no? Questa è storia della musica e Secondo me questa qui personale. te la ricordi te. Down. Ah, Ah, no, oddio, con che no, va cominciavi bene, tu? con questa qui, questa qui, questa qui. Arrivamo tutto. No, 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 perché questa qua, allora, una delle prerogative di Infatti questa non cosa capivo. è che praticamente è tutto buona la prima, quindi adesso noi potevamo ricominciare, invece la facciamo, vai. Infatti io stavo con l'occhio così, dico, ma che starà a fa Sandro? Boh. Vai, ci siamo capiti adesso qual è, dai, vai. When you're down in trouble and you need some love and care, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Yes, I will, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call, and I'll be there. Yes, I will, 'cause you've got a friend. Io vorrei andare avanti. Vorrei andare avanti all'infinito. Allora, Brunella. Eccolo qua, il mio amico. Io ce l'ho un amico. Brunella, senti, quanti anni so che ci conosciamo? Se li diciamo poi si fanno i conti qua, sono Allora, tanti. io voglio subito Secondo raccontare me, una cosa. Sandro, sono più di 20. Allora, io adesso ti dico una cosa, Quindi ci avevamo forse 2 anni no. quando ci siamo Sì, è conosciuti. vero. Anzi, io forse 22. Guarda, devo dirti una cosa, devo confessarti una cosa che non ti ho mai detto, ma te la dico adesso. Tu mi hai fatto una volta, mi hai fatto piangere in platea. E lo sai dove? Lo sai quando? Quando? Dimmi un po', Quando che tu già mi commuovo così. cantavi nel cast di Tosca, io venni a vederti Mamma mia. e siccome nel nostro passato c'erano serate dei piano bar, c'erano Tante, tante serate. posti proprio da un spettacolo, ma che noi ringraziamo perché è stata la Ma nostra per gavetta, carità, se eh? non ci fosse stato quello, e spero che ci sia ancora, perché a me piace, mi piace ancora, io non sarei arrivata a E quando farti io ti ho piangere in vista lì platea. su quel cerchio seduta che cantavi, Luna, Sidonia, ecco, io Tosca amore mi sono un disperato. commosso perché volendoti bene ho detto, dico, porca miseria, lei ce l'ha fatta. E quindi questo non so, non te l'avevo mai detto, Grazie. però Ecco, insomma, da è qui così. ti faccio così dal. Pensa, quando abbiamo Grazie, mi cominciato a fai fare questa cosa, commuovere. questo scapicchio duro, che non c'era solo questo qua, non si potevamo proprio nemmeno, invece adesso incominciamo a toccarci, Vedi? quindi sarebbe pure ora. Senti, tu stavi facendo, al momento in cui c'è stato il blocco, una tournée stupenda. Sì, stavo facendo, guarda, mi viene il gruppone, perché mo mi hai ricordato Tosca, che è stato Cioè, capito con chi? l'esordio Capito? grande proprio, no? Il primo grandissimo palcoscenico, che ci siamo arrivati dopo tanta gavetta e ti ringrazio pure a te, perché ho imparato tanto nelle Ma figurati, è nostre, stata una cosa gire, le nostre reciproca, ci serate. E mancherebbe. ricominceremo, Certo, ricominceremo, certo, ricominceremo. certo. E l'ultimo grande palcoscenico che stavo calcando era quello dello spettacolo con le musiche di Di Ligabue, la Ligabue. direzione artistica di Ligabue, regia di Chiara Noschese, debutto al Teatro Nazionale di Milano, ed eravamo in tour con Balliamo sul Mondo, uno spettacolo poi proprio vero, proprio
umano molto molto forte che ci prendeva tantissimo, e poi c'è stato questa, in quel momento, sì, questa interruzione così violenta, proprio violenta, è stata una violenza che abbiamo subito. Adesso però si aspetterebbe, dice vabbè, allora adesso ci fanno sentire qualcosa di Gabù, e invece siccome purtroppo il grande amore che io ho per il grande Lucio Dalla, insomma, Lucio mi ha atteso, sai che abbiamo fatto pure i raccomandati insieme, no? Lo so, mi ha accompagnato i raccomandati e ti ho seguito. Io neanche mi ricordo quella sera che è successo, mi ricordo solo lui che era carismatico, era di un carisma unico. E allora io credo che sia giusto adesso accennare una canzone sempre del grande Lucio, che secondo me, allora per me il suo capolavoro assoluto è Futura. È la mia canzone preferita, Futura, te lo per devo me, dire. No, per me proprio il suo capolavoro assoluto, sì. Insomma, ha raccontato in una maniera... Però super. Poi ce n'è un altro che è conosciuto in tutto il mondo. Esatto. Ed è questa qua, io ti chiedo proprio di accennarla perché... Con tutto il cuore. Tu sai di cosa parlo. E con questa voce fuori allenamento dal lockdown. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di Lucio cominciò a raccontare la vera storia di questa canzone dopo, anni dopo. Adesso svelo una cosa, ma quando gli si ruppe realmente la barca lì a Sorrento, che lui chiamò Ron, e insieme a Ron, sì, c'era mio fratello. Ma dai, ma pensate le, vabbè, i giri dovrei della raccontare vita. Che in realtà questa canzone, il primo che me l'ha fatta sentire è stato proprio mio fratello, dai, che tornò da Bologna nell'85. E mi disse: senti che cosa ha scritto Lucio. E poi dopo ci sono stati fatti i vari collegamenti. Comunque, vabbè, no, adesso guarda, io voglio parlare di te. Le cose di Lucio cantate per me è sempre un onore. Poi abbiamo vissuto proprio tanto a stretto contatto. So, il cast so. Con Lucio ha vissuto a stretto contatto, perché la Tosca per lui era proprio un sogno realizzato. Allora, io non voglio essere di parte a tutti i costi, però secondo me proprio Tosca è stata un po' sottovalutata. Sono secondo me meritava molto di più di altre, sono però adesso non mi fa, non voglio no, fare vabbè, ma io, perché ci sono state altre commedie musicali molto miei provini, belle. Cioè io sono arrivata a Tosca tramite Notre Dame, comunque, cioè mi ero grande fatta Notre Dame, però Tosca splendido. Non è da meno. È stato il primo, la prima grande opera che è sbarcata, però dall'estero, capito? Perché certo, è sempre di Cocciante, certo, però con Plamondon veniva dalla Francia. È andato il cast francese a Sarra, insomma, noi siamo un po' sempre. Ci sono dei pezzi di Tosca che sono proprio, stanno proprio. Lucio sì, è sempre stato avanti, Lucio Dalla è sempre stato avanti, ma con quella lo commedia dico, si è superato, sì, insomma, veramente. Lo dico con cognizione di causa, perché Notre Dame è magico, ma Tosca ha una, come ti posso dire, dei livelli, uno spessore a sì, livello sì, di testi e di musica che... Guarda, non ricordo, c'era il famoso pezzo dove loro univano tutti i monitor, che c'era proprio... Come un, no? Un, ora che non bello, ricordo, perché io poi ho fatto, tu sai, io ho fatto Sidonia, che tu mi hai certo, visto, ma io poi ho fatto Tosca, certo, quindi su quei monitor c'ero io, nuda! Così, senti, a me mezzo, ed era stupendo. Ti era... chiedo un'altra cosa, tu c'hai non un cognome... Non è vero, scusa, ma no, sai che c'è, è che partita, con Brunella non bisognerebbe parlare, dovremmo soltanto cantare, dobbiamo ci cantare, vorrebbe qui basta, una platea davanti e dovremmo cantare. Senti, dimmi, tu adesso, tu hai un cognome chiaramente di origine... Sicula. Sì. Però sei nata a Roma, insomma. Sono nata a Roma, però da genitori proprio, sì, c'ho sangue comunque siciliano, pieno, da genitori siciliani. E fra le varie canzoni che tu canti, ce n'è un'altra che vado direttamente nella tua tonalità, perché vorrei che facessi il tuo pezzo, che fa parte di un'altra grande commedia musicale che dico sempre che per noi romani è la Bibbia. È e quello devo dire che è stato...
questo lo posso dire, lo dico dopo. No, dai, 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 è stato uno dei grandi traguardi. Fare Lugantino a Roma al Sistina, facevo Donna Marta e cover di Rosetta. Penso che sia veramente una delle canzoni più... Mamma mia. Infatti adesso senza, io voglio andare subito direttamente da tua parte, però so, cioè Roma, Cesemo, io Roma, non te chiedo niente, ecco. No, vabbè, però dai, andiamo alla tua parte, vai, dai, vai. Vabbè. Grande Scapicchione. Roma, non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fammi di te no. Spegni tutte le stelle più brillarelle che c'hai, nascondimi la luna, si non so guai. Fammi scorda che è quasi primavera. Tiemmi la mano in testa per dire no. Smorza quel venticello stuzzicarello che c'hai. Roma, non fa la stupida stasera. Quando è, quando è che ricominceremo a fare qualcosa, dai, eh? Senti, noi ce la mettiamo tutta, perché tanto noi una cosa sappiamo fare, non è inutile che ci trovano alternative impossibili a noi artisti. Se facciamo questo, qualsiasi veste, che sia sui grandi palchi, sui palchi più piccoli, per la strada, nei locali, è uguale, noi siamo tutti artisti. Senti, Brunetto, e quello mi sappiamo fare. Mi viene in mente adesso una cosa, io durante quel blocco, no, io non lo voglio manco chiamare, come dicono, lockdown, lockdown. Insomma. Allora, io ogni tanto seguivo le tue performance e so quanto tu soffrissi di una cosa, del fatto che, dimmi se non sbaglio, del fatto che stando tu da sola a casa dovevi usare le basi. Mamma io mia. So che per te era una grande sofferenza, sofferenza, però nonostante tremenda. Tutto, insomma, io mi sono goduto delle tue, dico la verità, me ne sono sentite e me ne sono godute. Grazie, ho scaricato Smul, che è stata, lo dico, Smul è una, stata una salvezza per me, perché poi sono in una casa di passaggio, quindi non avevo neanche computer, e quindi non avevi, PC. E potevi fare questa niente, cosa? Niente, ero sola col mio telefonino, ho scaricato Smul e con le cuffiette tornavo, e io ti seguivo. In viaggio per, ti faccio per una domanda, ti faccio una domanda, perché per me è stato così, io da quando suono ho sempre detto che il cantare davanti alle persone ti dà quella carica in più, però per la prima volta in questo periodo la musica per me è stata proprio una cosa terapeutica per me, sì. Cioè forse mai avevo cantato per me, ho sempre cantato per il pubblico, sì. Ecco, è una sensazione che ci ho avuto io, oppure realmente a noi, a me per esempio proprio la musica mi ha aiutato a far passare quei giorni, perché c'avevo l'appuntamento con la mia chitarra, col cantare, ho fatto poche dirette, però quelle poche le ho fatte perché volevo comunicare, ma me ne sono proprio fregato, se non ho pensato, oddio, ma me posso sbagliare, no, anche io ho fatto, ti capisco, è stata perfettamente molto... è stata una cosa terapeutica, salvifica, cioè a mo sembra che uno esagera, però l'abbiamo vissuto tutti. Un conto è stare in famiglia e in ogni caso occuparsi anche del resto della famiglia, un conto è passare un periodo anche transitorio come il mio, un po' particolare, e fare i conti tutti i giorni con te, con quello che stavi facendo, con quello che stai vivendo, con quello che non potrai vivere più, cioè, certo, e quindi certo. Mettermi a confronto con me, con la mia voce, ovviamente per me c'è sempre quella componente di... Cioè ho sempre immaginato che ci fosse qualcuno ad ascoltarmi. Vabbè, magari una persona sola, tu sai di che parlo. Magari una sola persona, però... Che poi la musica ti dà questo vantaggio. Infatti dico sempre una cosa, no? Io sto facendo, quando faccio anche l'attore, dico sempre che... E spesso faccio spettacoli comici. Dico sempre che se tu devi esibirti in uno spettacolo comico e d'attore dove ci sono solo 10 persone è un problema.
cantare lo puoi farlo anche davanti e soltanto sì, una persona. È vero, anche davanti a una persona, sola, perché è diverso. Senti, allora io adesso devo confessare una cosa, in questi incontri che sto facendo adesso, chi segue questa ogni rubrica, tanto mi vedono che sì, faccio così perché c'era mentre canto, ci sono mosche che ci passano tutte le parti. No, ho cercato di mascherarlo con dei gesti teatrali, ma a un certo punto, ma è successo pure a Tosca, sì. Però, che mi è entrato proprio un insetto in bocca mentre cantavo. A me quest'estate mi è successo in uno spettacolo, pensa, mi ricordo stavo cantando tanto per cantare. E tanto per cantare. Vabbè. Ma tanto per cantare, proprio stavo in uno spettacolo. Mia. Comunque volevo dire una cosa, io questi incontri, ormai chi segue questa cosa sa come funzionano. Devo dire la verità, oggi Brunella mi sta mettendo in difficoltà per un motivo semplice, perché comunque con gli altri, e questo mi è successo anche con altri amici, con tutti quegli artisti con i quali c'è un'amicizia un po' più profonda, gli altri mi è un po' più semplice fare la domanda, aspettare la risposta. Io con lei vorrei dire e raccontare tante cose, non abbiamo raccontato niente, però facciamo appuntate, perché purtroppo questo format vuole che si rientri in un certo lasso di tempo. È giusto questo. E quindi adesso io sto per salutarti con una promessa, che adesso noi, come spegniamo le telecamere, iniziamo a capire che cosa possiamo inventare. Già io un po' di idee ce l'ho, sì. Già mi si è rimessa in moto la macchinetta, perché comunque noi sul palco ci dobbiamo andare, ci dobbiamo tornare assolutamente. Stay tuned, come dicono dall'altra parte, capito? In America, dove sanno bene che cosa vuol dire e dove questo lavoro è considerato per quello che veramente vale e quanto deve essere considerato, perché la gente. Non è che noi non viviamo senza arte, voi non vivete senza arte, è questo. Sì, è questo, dovete ascoltarci. Su questo dappertutto si è rimessa in moto la macchina. Comunque si è un po' rimesso. Senti Brunella, io ti guarda, ti sta saluto. Bastardella. Guarda, io oramai sono 2 o 3 puntate che all'ultimo pio la papera quella finale. Però approfitto. Vabbè, l'abbiamo fatta iniziale questo. Che abbiamo cantato tutto. Lui suonava una cosa e io ne cantavo un'altra. Però questa è la prova, l'ennesima prova che è tutto buono alla prima. Tutta buona alla prima perché... deve essere tutto spontaneo. Io ti saluto. Sandro. E ci siamo ritrovati. Ci siamo ritrovati. E ci abbiamo tante cose da raccontare. Le amicizie vere non finiscono, non si basano su la chiacchieretta, il telefono, la cosa, ti chiamo perché non c'ho niente da fare. Tante volte passa il tempo perché le strade si dividono per tanti motivi e poi si ricongiungono quando devono e l'affetto è sempre quello. E poi nel nostro caso, che insomma noi dobbiamo sempre convivere con quel fuoco sacro dentro che ci porta a doverci sempre preoccupare, a volte ci fa diventare degli egoisti, però di fondo siamo persone con un cuore così grande. È vero. Siamo generosi. Bello. Sandro, io ho finito con la mosca sul naso. E la mosca qui è un po' un incrocio fra un film romantico e un film horror, la mosca di Cronenberg, capito? Perché ci abbiamo l'infiltrato. Grazie Brunella, grazie di grazie cuore a te, e ci vediamo presto. Questa è un'esperienza bellissima. Grazie. E adesso noi la ripetiamo sul parco. Ciao.